L'introduzione alle virtù cardinali è interessante perché sono quelle che reggono come cardini la nostra vita morale. Hanno come oggetto il bonum, il bene, mentre le virtù teologali hanno come oggetto Dio. Però per il cristiano le virtù cardinali, che sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, si innestano e vengono esercitate sempre in connessione con le virtù teologali, le quali sono le virtù proprie della vita filiale del Figlio di Dio. Comunque noi le consideriamo singolarmente, le virtù. Infatti cos'è la virtù? Ve la ricordo per quelli che non c'erano. La virtù, come dice bene San Tommaso, è quae bonum facit habentem et eius opus bonum reddit, è la definizione di San Tommaso. Cioè la virtù è quella che fa buono colui che ce l'ha e rende buono ciò che fa. Per cui quella è virtù che rende buono chi ce l'ha e fa buona la cosa che gli fa. Le virtù cardinali reggono tutta la vita morale dell'uomo e rendono l'uomo virtuoso. Come ho detto altre volte, le virtù sono connesse tra di loro, perché una virtù trae l'altra. Non si può dire che una virtù c'è e le altre non ci sono. Come le virtù teologali sono connesse in una triade santa, così le virtù cardinali sono il quadrato, sono così il quadrilatero su cui poggia tutta la vita cristiana. E una virtù richiama l'altra, sono connesse le queste virtù l'una all'altra. Può darsi che una virtù sia più forte di un'altra in un individuo, ma non si può dare un uomo che sia prudente e non sia forte, un uomo giusto che abbia la giustizia e non sia prudente, non si può dare un uomo che sia temperante e non sia giusto e forte. Sono queste delle idee che bisogna avere chiare. Tutte le virtù vanno insieme e formano l'uomo virtuoso. Ancora un terzo pensiero è questo, che la virtù è un abito, cioè un'abitudine ad agire bene, e l'abito si acquista mediante atti ripetuti, per cui è proprio della virtù, ossia dell'uomo virtuoso, una costanza, una linea di condotta. Non si può dire io oggi ho la virtù, domani non ce l'ho. La virtù si acquista e una volta che si ha si cresce in quella virtù. Per cui la virtù nel suo concetto esige una continuazione in un'abitudine che già si è contratta. Debbono essere chiare queste tre idee: che cosa è una virtù, quali sono le virtù cardinali che sono connesse tra di loro e in che cosa consiste l'essere virtuoso, e cioè in un atto continuativo nell'esercizio delle virtù. Detto questo in breve,
per non dilungarci, andiamo alla prima grande virtù, la prudenza, che è una virtù che appartiene così all'intelletto, alla ragione, e che è l'occhio di tutte le altre virtù. Gli autori che trattano della prudenza ne trattano convenientemente, ma il migliore autore sempre resta San Tommaso. Io mi sono riletto la Summa Teologica di San Tommaso per un po' aggiornare quello che gli dice, aggiornarmi quello che gli dice, e San Tommaso lo tratta nella cosiddetta seconda, nella seconda parte della seconda parte, e vi dedica 10 articoli, ossia, meglio 10 questioni, ossia possiamo dire non capitoli, ma 10 questioni. Ogni questione è divisa poi in articoli, ogni articolo è diviso in paragrafo, per cui ne tratta ampiamente. Cominciamo per esempio con la questione prima, la questione 47, e in 16 articoli. Vedete che ampiezza dà in 16 articoli. Ogni questione si divide in tanti articoli, in tanti paragrafi, per cui vedete qua l'ampiezza da San Tommaso alla trattazione delle virtù, di tutte le virtù, particolarmente per quelle che trattiamo, la virtù della prudenza. Mi sono dedicato alla virtù della prudenza, possiamo dire 10 questioni. La prima questione è in 16 paragrafi o 16 articoli. Di che cosa tratta San Tommaso? La prudenza in se stessa, poi le parti soggettive della prudenza, le parti integrali della prudenza, le parti potenziali della prudenza, poi la prudenza in rapporto al dono dello Spirito Santo, poi i vizi contro la prudenza, e poi i vizi che hanno la parvenza di prudenza. Vedete l'ampiezza della trattazione. Incominciamo così brevemente, perché l'uditorio non è tanto numeroso, però dice bene San Francesco di Sal, anche che c'è un solo individuo, una sola persona, la istruzione deve essere fatta ugualmente bene. Però io cercherò di farle ugualmente bene, come se la sala fosse piena e come se fossero presenti tutti i membri del pastorale, di cui non ce n'è neanche uno. E allora la prima questione è circa la prudenza in se stessa. La prudenza, da dove viene la parola prudenza? Ci sono 3 etimologie, previdere, prevedere, un'altra etimologia, provvedere, provvedere, o un'altra etimologia che condivide San Tommaso, porrovidere, vedere oltre. Ma tutti e tre questi termini, ossia questa, diciamo, questione semantica, il seme della parola, ci dà il senso più completo di prudenza, perché la prudenza prevede,
la prudenza provvede, la prudenza vede oltre, si ordina tutto verso il fine da conseguire, soprattutto verso l'ultimo fine, per cui è prevedere, provvedere e vedere oltre e ordinare tutto verso l'ultimo fine. Lasciamo stare le prime 16, i primi 16 articoli, perché andremo troppo per le lunghe, e andiamo senz'altro alle parti cosiddette integrali, le parti integrali della virtù. Che significa parte integrale della virtù? In una casa c'è il pavimento, le pareti e il tetto. Il pavimento, le pareti e il tetto appartengono alla integrità della casa, di una camera. Così anche la virtù della prudenza ha le sue parti integrali. Di che cosa è composta? Qual è il pavimento, quali sono le mura, o qual è il tetto, ossia la prudenza vista in se stessa. E qui dice San Tommaso, sono 8 le parti integrali della prudenza, cioè la prudenza è composta dalla memoria, ragione, intelletto, docilità, eustochia, mai sentito dire, invece la solerzia, la sollecitudine, la previdenza, la circospezione e la cautela, la cauzione. Appartengono tutte queste virtù alla integrità della prudenza. Noi diciamo che la prudenza è memore, è ragionevole, è intelligente, è circospetta, è docile, è solerte, è cauta, è previdente, ossia tutte queste virtù integrano la prudenza, perché la prudenza è questa. Poi vedremo quali sono le parti soggettive, significa le parti soggettive, quali sono i soggetti che debbono esercitare la prudenza. Così noi abbiamo 4 soggetti principali. Abbiamo coloro che reggono una comunità, il principe, il re, il capo, deve essere prudente, deve avere è un soggetto che deve usare prudenza. Così anche l'individuo in una comunità deve usare la prudenza. Così anche nella famiglia ci vuole prudenza, nell'economia ci vuole prudenza, nell'arte militare ci vuole prudenza, per cui il capitano che guida una battaglia deve essere prudente, previdente, provvidente, tutto. Il re deve essere prudente nel provvedere. Il capo di famiglia deve essere previdente. Così in una comunità ognuno singolarmente deve essere prudente, e così in tutte le circostanze noi possiamo parlare di una prudenza proprio dei capi, di una prudenza proprio del cittadino, di uno del gruppo, della prudenza di un capo militare, della prudenza del capo di famiglia, ma anche la prudenza negli affari economici, una prudenza negli affari militari, una prudenza negli affari civili, ossia
abbiamo cioè queste parti soggettive, ossia coloro che debbono esercitare la prudenza. Adesso andiamo alle parti potenziali della prudenza. Ogni virtù ha parte integrale, parte soggettive, parte potenziale, figlie, nipoti. Per vedere tutta la virtù nella sua complessità, le parti potenziali, possiamo chiamarle quelle parti che integrano la prudenza, sono inserite potenzialmente nella prudenza e procedono dalla prudenza o integrano la prudenza. Quali sono queste parti potenziali? Sono soprattutto tre. E l'eubulia, una virtù, mai sentito dire, l'eubulia. Poi la sinesis, mai sentito dire, l'agnome, mai sentito dire, sono virtù importanti, di cui noi neanche abbiamo sentito il nome. L'eubulia è il consigliare bene una persona. La sinesis è giudizio, è giudicare bene. Uomo giudizioso, giudicare bene. Poi l'agnome è essere perspicace, cioè approfondire, avere un intuito particolare nel giudizio, e la perspicacia, per cui essere giudiziosi e significa essere sinetico, essere giudiziosi, essere perspicaci, essere bravi consiglieri. Tutti questi parti sono cosiddette parti potenziali della prudenza. Vedete un poco in quale mare noi ci troviamo. Però vediamo il quadro, poi scendiamo poi a tutto il resto. La dottrina comune dice che ogni virtù ha un dono corrispettivo, il dono dello Spirito Santo, perché l'uomo con la virtù agisce umanamente, anche l'uomo in grazia. Però perché questa virtù possa essere più perfetta e perfezionata, deve essere sottomessa all'azione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo dà un dono per perfezionare la corrispettiva virtù. Così i sette doni perfezionano le sette virtù, le tre teologali e le quattro cardinali. La sapienza, per esempio, perfeziona la carità e dà il gusto dell'amore, dà la saggezza dell'amore. La fede perfeziona l'intelletto. Poi il dono di scienza perfeziona la speranza. Qual è il dono che perfeziona la prudenza? Il consiglio. E qual è il carisma corrispondente? Il discernimento. Per cui abbiamo virtù della prudenza, dono del consiglio, carisma del discernimento. Sono sulla stessa linea, però riaccendiamo appena, poi vediamo quando siamo tutti di scendere ad ogni singola questione di questo quadro. Cominciamo con il dono del consiglio.
Il dono del consiglio è un dono dello Spirito. È un dono che ci accompagna anche nella patria, nel senso che in paradiso noi avremo il dono del consiglio, ma non nell'esercizio, perché ormai ci troviamo nella patria, ma come derivato dalla conoscenza di Dio, per cui in radice, o meglio per riflesso, questo dono permane in noi per riflesso una volta che siamo in Dio. Il discernimento invece è un carisma proprio dato dallo Spirito, perché noi possiamo distinguere da dove viene una mozione, se viene da Dio, se viene dall'uomo, se viene dal diavolo. Perché l'uomo nel cammino deve vedere di dove giunge il soffio, perché l'uomo sempre agisce sotto il soffio. È come una barca a vela che cammina dietro il soffio, soffia di destra, soffia di sinistra, soffia alle spalle, cammina oltre. E allora il discernimento esamina il soffio da dove viene, se è un dato atteggiamento, se è un dato fatto, mi viene da Dio, se è un dato dono, mi viene da Dio, mi viene dal diavolo o mi viene da me stesso, dal mio uomo buono, dal mio uomo cattivo. Poi si può anche dividere se viene da Dio, viene direttamente da Dio per illuminazione, viene per ispirazione, viene mediante un angelo. Se viene dall'uomo, avviene per inclinazione dell'uomo naturale, avviene per una perversione dell'uomo naturale, dall'uomo buono, dall'uomo cattivo. Se viene dal diavolo, se viene al diavolo direttamente o attraverso il mondo o attraverso la carne. Tutto questo avviene mediante il dono del discernimento, che appartiene come, cioè, il carisma del discernimento, che procede dal dono del consiglio, sapere ben consigliare. La Madonna viene chiamata la madre del buon consiglio. Noi dobbiamo avere il consiglio come dono per sapersi dirigere nella vita, prevedere, provvedere e ordinare tutto verso l'ultimo fine. Questo è proprio della prudenza, ma soprattutto nel cristiano, e appartiene al dono del consiglio. Andiamo oltre, facciamo tutto il quadro per ora. I vizi contrari alla prudenza, quali sono? E cominciamo, il primo grande vizio è l'imprudenza. Dare, ma subito agire. Oppure la inconsiderazione. Uno che non considera. E poi, terzo vizio, l'incostanza. E poi dobbiamo vedere da quali procedono questi tre vizi: la precipitazione, la inconsiderazione, l'incostanza. San Tommaso li connette con una forma di lussuria. Ci trova il nesso con la lussuria. Poi il secondo vizio, questo è il vizio della imprudenza. Poi c'è il vizio della negligenza. E allora, che significa negligenza? È quando noi non abbiamo attenzione, mancanza di attenzione, di considerazione di ciò che è necessario considerare.
per cui essere negligenti che qualche volta può arrivare a peccato grave quando si tratta delle cose che appartengono all'ultimo, all'ultimo fine, cioè le cose necessarie alla salute eterna. Io sono negligente nell'osservanza dei comandamenti di Dio, sono negligente nell'andare a messa, sono negligente, non è che ci voglio andare, ma mi secca andare a messa e non ci vado, è negligenza, peccato di negligenza. Ancora, andiamo a un'ultima osservazione, quali sono le false prudenze, la falsa prudenza, cioè noi lo reputiamo una virtù e invece un vizio, ossia confondiamo la prudenza con altre forme che chiamiamo prudenza, ma in realtà sono vizi. Quali sono? Sono le seguenti. Ricordate San Giacomo, cosa dice San Giacomo, parlando della sapienza. Qui c'è un po' di attinenza con la sapienza. La sapienza umana, la sapienza terrena, la sapienza diabolica. Così dice San Tommaso, c'è una prudenza umana, c'è una prudenza terrena, c'è una prudenza diabolica. E tutte e tre sono vizi. In pratica, quali sono questi vizi che noi nascondiamo sotto il termine di prudenza? L'astuzia. L'astuzia. Quell'uomo è prudente, prudente, astuto. L'astuzia è un vizio, diversa dalla prudenza, ed è l'astuzia e la prudenza mondana. Colui che si sa barcamenare, si sa muovere per non incappare, per cui questa è la prudenza del mondo, che si chiama astuzia ed è un vizio. Poi c'è il dolo, l'inganno. L'inganno quando noi viene così definita l'esecuzione dell'astuzia. L'astuzia è interiore, il dolo è l'esecuzione dell'astuzia, che può venire in due modi, o per parole o per fatti, l'inganno. Quando è fatto per parola oppure per fatti, si chiama dolo. Quando invece è fatto con i fatti, si chiama frode. Per cui abbiamo astuzia, dolo e frode. Tu hai frodato il tuo prossimo. Hai venduto, per esempio, lenticchie vecchie di 3 anni per lenticchie nuove, una frode. Ancora, la sollecitudine per le cose temporali, essere sollecita alla casa, di questo, di quello, di quello, dove parla Gesù? Quando nel discorso nel capitolo 6 di Matteo ci dice: guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori dei campi. La preoccupazione, ecco qua, la preoccupazione. Occupazione è una cosa buona, essere sollecito è una buona cosa, ma la preoccupazione non è una cosa buona, perché è mancanza di fede in Dio. Ancora, la preoccupazione del futuro, c'è una preoccupazione del presente e una preoccupazione del futuro. Che sarà del mio futuro? Che cosa mi aspetta? Per cui si vive in ansia. L'ansia è un vizio
e la preoccupazione del futuro. L'ultimo articolo, o meglio l'ultima questione che tratta San Tommaso, è perché nel Decalogo non c'è un comandamento sulla prudenza. C'è il comandamento sulla prudenza, però contro i vizi che offendono la prudenza, per esempio non ingannare il prossimo, e appunto contro la prudenza. Vedete quale, possiamo dire, quale quadro complesso comporta una sola virtù, prudenza. Cerchiamo di studiare a fondo le virtù, perché dobbiamo essere uomini virtuosi, uomini che praticano la virtù, e per praticarla anche bisogna vedere quali sono le parti della virtù, come si esercita una virtù. Ancora 3 minuti, perché quello che mi è stato detto, mi è stato raccomandato che la catechesi non superi la mezz'ora, altrimenti fa indigestione. Mi è stato raccomandato lì dal pastorale, devo stare attento che non supera la mezz'ora, altrimenti fa indigestione. Siccome mancano 2 minuti alla mezz'ora, io voglio attenermi a quello che hanno detto. Essere prudenti. Nella Bibbia spesso viene raccomandata la virtù della prudenza. Cosa dice Gesù? Sulla bocca di Gesù ricorre tante e tante volte la virtù della prudenza. Vediamo in quali circostanze Gesù raccomanda la prudenza. Prendiamo il detto di Gesù: siate semplici come le colombe e prudenti come i serpenti, astuti, ossia attenti come i serpenti. Perché il serpente non si espone. Quando è in pericolo si avvolge e nasconde la testa in modo che non sia colpito nella parte vitale che è la testa. Dunque essere attenti, circospetti come i serpenti, però semplici come le colombe. Con gli altri, con Dio, essere semplici, lineari, ma astuti con il maligno, astuti con il mondo, astuti con la carne. Essere attenti e prudenti, non esposti. Gesù parla della prudenza nella parabola delle 10 vergini. 5 erano sagge, ossia prudenti, 5 invece erano stolte. Gesù parla della prudenza quando ci dice di vigilare. Una delle virtù della prudenza è la vigilanza. Gesù tante volte parla della vigilanza: vigilate, vigilate, vegliate, state attenti. Spessissime volte Gesù usa questa frase: vigilate, vigilate, vigilate. Ossia, questa appartiene alla prudenza, la vigilanza. Gesù parla della prudenza nella parabola di quell'uomo il quale si trovò in difetto quando il padrone volle i conti. E allora lui usò quello stratagemma di un'astuzia umana, però Gesù non elogia l'astuzia umana, ma ci vuole dire
quella frase, i figli di questo mondo sono più attenti, più prudenti e previgenti dei figli della luce. Si raccomanda la vigilanza e la prudenza, perché quelli di questo mondo sono più vigilanti, più attenti, più prudenti, più astuti. Quanto più voi non dovete essere così trattandosi della vita eterna? E così in tanti altri luoghi Gesù ci raccomanda la virtù della prudenza, soprattutto sotto l'aspetto della sorveglianza, dell'attenzione a non lasciarsi cogliere dal male. Poi ne parla molto della prudenza e della vigilanza quando parla degli ultimi tempi. Vigilate, non credete facilmente, ma vigilate perché non sapete né l'ora né il momento in cui il Signore verrà, l'ultima ora. Non sappiamo quando il Signore verrà, e allora la prudenza vuole che siamo sempre pronti. Vigilate anche quando ci sono imminenti dei pericoli, vegliate e vigilate, pregate. Così in molte, molte occasioni Gesù ci parla della prudenza cristiana, sotto la frase soprattutto di vigilanza o anche di furbizia. Noi preghiamo il buon Dio di essere molto prudenti, di vigilare su noi stessi e di attendere nella preghiera, perché la prudenza si nutre di preghiera. Amen.